Di Larry Jones, amici, ma sembra che le glorie del ragazzo dal kimono d'oro non finiscano qui. Abbiamo saputo che presto Larry prenderà parte a una diversa manifestazione sportiva, una gara ciclistica a scopo di beneficenza. Tra qualche giorno ho una gara e vorrei cambiare la bicicletta. Se valuti onestamente la mia, facciamola fare. Questa ti andrebbe? Quanto viene? $200. E la mia non la valuti niente? Larry, prendi una bicicletta nuova per la corsa? Non so se mi bastano i soldi, devo pensarci. Quando decidi, ripassa. Che ci fai qui in giro? Se non ti bastano i soldi, posso darti una mano. E come? Ti sponsorizzo. Non temere, niente pubblicità delle pillole K. Sono tornato al pollo fritto ormai. Domani Leo ha la gara di ciclismo, vuole partecipare, non si riposa un attimo. Leo gli ha dato una mano con la sponsorizzazione per comprarsi una bicicletta nuova. Sì, con i soldi di Leo e dando indietro la sua ha preso una buona bici. Speriamo che riesca a vincere anche quest'anno, ma a così breve tempo dall'incontro di karate non so come faccia a tenersi in piedi. Hai ragione. Sembra che abbia un'energia inesauribile. È sempre stato così. Per domani è tutto organizzato. Gli amici faranno un grande tifo per lui. E se a giocarsene ai suoi venisse in mente di giocargli un altro tiro mancino, se la dovranno vedere con noi. Ma questa volta sanno di essere tenuti d'occhio e non credo che vorranno provarci di nuovo. Uno sta già arrivando! Arriva il vincitore! Speriamo che sia... Siamo agli ultimi secondi di attesa. Il vincitore dovrebbe arrivare da un istante all'altro. Attenzione, ci segnalano in questo momento che il numero 7 sta arrivando solo a traguardo. Ha un vantaggio di circa 20 secondi sugli immediati in seguito. Il 7 è lì! Ha superato in questo momento... E lui, il numero 7, Larry Jones. Taglia il traguardo per qui. Gli inseguitori sono distaccati di circa 40 metri. Mi diverto. Larry Jones, il ragazzo dal kimono d'oro, ha ottenuto un'altra splendida vittoria. Anche in questa gara sei stato formidabile, Larry. Qualche parola per i nostri ascoltatori. Sì, una bella corsa. La vittoria era molto importante per me, perché il premio in denaro sarà devoluto al Fondo Internazionale di Assistenza per i Bambini del Bangladesh. Colgo l'occasione per invitare tutti sabato sera alla discoteca dell'università, dove continueremo la raccolta dei fondi per quei poveri bambini. È stata una tua iniziativa, Larry. Io non c'entro. L'organizzatrice di tutto è Betty Nolan. Ah, molto bene. Avanti, Betty, sì, spiega tu di che si tratta. Bene, siamo impegnati nella raccolta di denaro per il Fondo Internazionale di Assistenza a favore dei bambini denutriti del Terzo Mondo. Con la somma vinta da Larry in questa corsa abbiamo accresciuto il nostro capitale. In questo momento ci stiamo occupando del Bangladesh, che è stato devastato dalle recenti alluvioni. Ci sono state molte vittime e ora ci sono migliaia di senza tetto. Quella gente ha bisogno del nostro aiuto. Quindi, sabato sera, tutti in discoteca a dare il proprio contributo. Ci saremo tutti!
Ragazzi, quanto ne volete di quel ferro vecchio? 2700. Ha fatto meno di 10.000 chilometri. Ve ne do 2.000 sull'unghia. Se ci state, la prendo subito. Levati di torno! Non ti scaldare. Perché hai fatto così? Quello ti avrebbe dato i soldi che ti servono per saldare l'ultima rata della moto, no? In più ti avanzavano $200. Devi trovare $1.800 entro domani. Come pensi di fare? Se non trovo una soluzione, posso sempre buttarmi nel fiume. Ah, che pensata! Siamo nella merda! Ma se il drago di Seul avesse vinto l'incontro di karate, sarebbe stato diverso! Certo, Wang ha perso e noi siamo fregati! Ma adesso non serve a niente piangerci sopra! Ehi, guarda quello. Fermo, non la toccare, fermo al ladro! Mi sta rubando la macchina, polizia, aiuto! Polizia, fermate quell'unico dentro! Pagamento in contanti. Vorrei vedere. Andiamo, non si è accorto di noi. Deve essere lì. Con noi vai tranquillo, sono soldi sicuri. Lo so che siete amici. Che cavolo volete voi due? Niente, siamo solo curiosi. Ci piacerebbe vedere come si fa a smontare una macchina rubata in 10 minuti. Io ce ne metto meno di 5. Scusa, è ovvio che ti ho sottovalutato. 4. Questi mi hanno seguito dal supermercato. Ah, e perché? Dove volevate arrivare? E soprattutto, cosa pensate di trovare qui? Rispondi! Un bel cimitero di macchine. Già! E le macchine defunte sono tutte rubate. Pinguino, che ci pensi a questi due? No, fagli prima dire che cosa vogliono. Avete intenzione di denunciarci alla polizia, forse? No. Ma dovete accettare una condizione. Come? Una condizione? Quale sarebbe? Come si chiama il negro? Lui si chiama Ned. Ma che ti frega? Di dove sei, Ned? Tuscaloosa, Alabama. Ah, sì. Bene. Da oggi in poi sarai il toro dell'Alabama. E questa sarebbe la tua condizione? No. La condizione è un'altra, molto semplice. Ned deve accettare di allenarsi e di fare presto un incontro di karate al posto mio. Voglio che rompa l'osso del collo un mio compagno di scuola, Larry Jones. Io non posso, sono in libertà vigilata. È un pallone gonfiato, si dà un sacco di aria. Si sente importante perché sta con Betty Nolan. Con chi hai detto che sta? Betty Nolan, perché? La conosci? Betty Nolan, questo nome non mi è nuovo. Scusa, è parente del miliardario Nolan? Vuoi dire Paperon de Paperone? Già. Betty è la sua amata nipote. Lui la adora. Le dà tutto quello che vuole sempre. Io penso che la proposta dei ragazzi sia molto interessante. E voi siete d'accordo, no? C'è il fatto che Ned lavora per noi. E gli affari sono affari, giusto? Giusto. Allora, tu non denunci alla polizia il lavoro che facciamo. Ci dai $500 e noi ti affittiamo Ned per un mese, d'accordo? No, non abbiamo $500. Se Ned vince, avrà diritto al premio di $1.000. Sarà lui a riscuoterlo, ok? Ok, affare fatto. D'accordo, ragazzi? Presenta, ciao. Questa è la mia amica Carol. Molto lieto. È il club degli extra larghi d'America. Dalla lettera non l'avevo capito. Io ancora non capisco. E questo è Marilyn. È un piacere. Il piacere è mio, ma con te dobbiamo controllare il peso. Sulla bilancia, prego. Quasi 90 kg. Sei promossa, puoi entrare. Vada pure. Prego. Siamo nuovi, abbiamo ricevuto questo invito per posto. Siete una coppia formidabile. Grazie. Potete passare. E voi dove andate? Tu sei taglia medium e tu sei small. Fuori da qui, sparite.
Freddy, stammi a sentire, ora all'ingresso mi sostituirai tu, ma mi raccomando, il peso minimo per essere ammessi è 95 kg per gli uomini e 80 per le donne. Sotto il limite niente da fare, capito? Sì, ho capito. Signore e signori, silenzio, un momento d'attenzione, prego. Come presidente degli Extra Large d'America, porgo un caldo benvenuto a tutti i nuovi soci, per la prima volta fra noi. Per ora i nostri soci assommano solo a 15 tonnellate. Dobbiamo Quello fare lì è il fondatore del club. Lui si chiama John Pepper, è il capo dei pompieri. Mese. Ma qui lo chiamano tutti Jumbo Jack. E quella donna si è... non gridare, quella lì è la moglie di Jumbo Jack, è Jumbo Jay. Rispetterà a voi, Grassi e Pieri, di andare in giro per la città e dire a tutti che grasso è bello. Grazie. Mi sembra anche un ottimo conferenziere. Sì, ma qui conta il peso e non le chiacchiere. Questa mi sembra un'osservazione intelligente. Avvicinati, prego. Qual era questa intelligente osservazione? Ecco, io ho detto che qui conta il peso e non le chiacchiere. Bravo, ben detto, figliolo. Come ti chiami? Io mi chiamo Leo e sono qui con la mia ragazza. Ecco, è lei la mia ragazza, Fatty Lou. Sei un ragazzo sveglio e ti propongo come nuovo segretario della nostra sede locale e unico responsabile verso la sede centrale degli Extra Large d'America. Ma che stai dicendo? Lasciami fare. Quelli che sono a favore alzino la mano. Ah, bene. All'unanimità approvato. Ho l'onore di nominare Leo nostro segretario. Puoi assumere le tue funzioni immediatamente. Vi prometto che farò del mio meglio per meritare la fiducia riposta in me, anche se adesso sono emozionato. Oh, sei fantastico. È la prima volta che ricevo una carica. E adesso, signore e signori, abbiamo il piacere di presentare a tutti voi l'originale divisa che sarà indossata dagli appartenenti al nostro club. Potete stare tranquilli. Naturalmente sono tutti di taglio extra large. Che iella maledetta. 6 mesi fa, alla cena per festeggiare la riapertura della scuola, tu eri al ristorante e io ho letto con gli orecchioni. È la vita, che ci vuoi fare? Spero di guarire in tempo per partecipare al nostro ballo di beneficenza. Credi davvero di farcela? Ehi, ma chi c'è lì con te? Chi vuoi che ci sia? Insomma, che sono a letto facciamo? Con la febbre apparata. Gli amici si guardano bene dal venirmi a trovare. Ho sentito una voce d'uomo dire ti amo. Ma no, era la voce di Richard Gere. Richard Gere? Sì, proprio Richard Gere. Ma purtroppo non stava parlando con me. Lui stava dicendo ti amo a Julia Roberts. C'è un suo film in televisione. Allora guardatelo in pace, ti chiamo dopo. Al ristorante ciao, posso trovare qualche bel ciccione per farlo iscrivere al club degli extra large. Sarebbe un bel colpo, no? No, è per mantenere la linea che la gente va al ristorante giapponese. Ma che c'entra? Buon compleanno, Betty. Spero che ti piaccia. Larry, è un anello splendido. Veramente bello. Ti piace? La misura è giusta. Meno male, Julie mi ha aiutato a sceglierlo. Mi dispiace che non sia venuta anche lei. Quell'influenza non ci voleva. Grazie, amore. Stamattina Julie stava già meglio. Speriamo che possa venire al ballo di domani. Ehi, eccoli qua i fidanzatini di Pelé. Buon compleanno, Betty. Auguri da tua fedele ammiratrice. Grazie, grazie. Buon compleanno, Betty. Grazie. Siamo da sballo con le tute, eh? Dire da sballo non rende perfettamente l'idea. State benissimo. Molto gentile, lei. State preparando uno scherzo. Quale scherzo? Sono le nostre divise. Sono il nuovo segretario del club extra large d'America. Congratulazioni. E tu chi sei, Fatty Lou? Da oggi ho iniziato una nuova dieta. Non ingerisco meno di 3.000 calorie al giorno. Se riesco a superare i 100 kg di peso verrò eletta nuova reginetta del nostro club. Ci riuscirai sicuramente, Fatty. Ehi, guardate cosa arriva. Accidenti. Fantastico. Fammi leggere. Buon compleanno. Buon compleanno. Grazie, signor Masura. Vi siete disturbati troppo, non dovevate. Su, cantiamo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, cara Betty, tanti auguri a te. Esprimi un desiderio. Coraggio, ne è rimasta una. Non trovi che l'acqua sia fredda oggi? No, è la prima impressione. Ma guarda quello. Chi si crede di essere? Kim Basil. Già. Io esco. Se non fosse per i soldi che ha il nonno, non se la filerebbe nessuno, secondo me. Già. E anche una bella ragazza, è quella che sta uscendo dall'acqua. Non è male. No, no, non è niente male. Tu mi sei...
Ti permetto una parola? Non interesserebbe iscriversi nel club degli extra large della nostra città? Da un'occhiata al ciccione che sta parlando alla donna coi cani. Può fare da controfigura a Rick o a Nick. Hai ragione, Crutch. Quel ragazzo potrebbe esserci molto utile. Club extra large. Questo è l'indirizzo. Sono il segretario. È scritto qui, vedi? Vabbè. Ancora! D'accordo, mi farò via. Grazie. Togliamoci da qui prima che ci lasci qualcuno. Sì, andiamo. Eccola, eccola, eccola. Ah! Che fai lì? Sei imbranato? Oh. Solito deficiente, hai voglia di litigare? Ehi, credi di farmi paura? Guarda! Vigliacchi! Cristo! Se cercate dei guai, fatevi avanti! Ciao, amore, torno subito. Avanti! Vi ci siete messi in due per gettarlo in acqua. Bella prova di coraggio. Me la sbrigo da solo, non ho paura di loro. Ok. Adesso tocca a voi due gettarvi in acqua. Che vuoi dire? Non capisco. Ho detto che ti devi buttare in acqua da solo, altrimenti ti ci butto io. E questo vale anche per te. Ti dice bene. Sono in libertà vigilata e non posso battermi. Ma c'è qualcuno pronto a battersi con te al mio posto? Quando vuoi. Ok. Ci vediamo domani pomeriggio alla sala biliardi di Regent Street. Ci verrò. Ah, finalmente sei arrivato. Accomodati. Allora, dov'è il tuo campione? Eccolo lì. Si chiama Alabama Bull, il toro dell'Alabama. Hai niente in contrario a batterti con lui? No. Perché dovrei? Ehi. Ti va bene fra due settimane? Domenica 15, d'accordo. D'accordo, alla solita palestra. Tu prepara il tuo kimono d'oro e noi ti prepareremo la pala. Ti ridurrò a brandelli e ti metterò dentro quella bara un pezzo per volta. Sta calmo. Sei impallidito all'improvviso o mi sbaglio? Secondo me ora va a cambiarsi il pannolone. Molto bene ragazzi, divertitevi, ma oltre che vuotarvi la testa con il rock, vuotatevi anche le tasche, perché l'incasso di stasera sarà interamente devoluto a favore dei bambini del Bangladesh. Da un bel morso. Ehi ragazzi, come va? Ciao Teddy. Coraggio, mangia. Manda giù un bel sorso. Bene. Salve. Ehi, come... Siamo quasi a metà serata e non avete fatto ancora nemmeno un ballo. Muovetevi su. Non sono diventata matta, brucerei inutilmente delle calorie e perderei di peso. Ma che cosa stai bevendo? Olio di foca concentrato. Ma non ci chiedi se vogliamo favorire? Giù le mani, il bagno deve mangiarlo tutto fatino. Mastica lentamente, senza fretta. Salve. Ciao. Ciao Jerry, come va? Giulia e Bobby vengono. Lo spero. Giulia aveva un po' di febbre stamattina, ma poi le è passata. Meno male allora. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Fai sul serio. Continuano, fatti distrarre, c'è un altro panino pronto lì che ti aspetta. Bravo Leo. Entra subito, che hai già preso freddo. Ah, sei peggio di mia madre. Oh, che testa! Oggi Larry mi aveva chiesto di portargli il kimono d'oro in lavanderia e me ne sono completamente dimenticata. Non ho più memoria. Lo porterai domani, fai sempre in tempo. Ehi, Rick, che ore sono? Sono le 11:30, ci sarà ancora un po' da aspettare. Però io ho già una fame maledetta. Sta buono, mangerai domani. Mettetevi giù, se non ci possono venire. Oltre ai soldi delle consumazioni, si accettano anche offerte. Hai visto che Julie ce l'ha fatta a venire? Come ti senti, Julie? Sono perfettamente guarita.
passate bene, ragazzi? Ci vai anche a letto con quella tuta? Non lo saprò dire domani. È completamente partito. Temo che sia così. Che ora abbiamo fatto? Adesso è l'una precisa. Allora dobbiamo andare. Perché? È ancora presto. Ho promesso al nonno che sarei tornata verso l'una, ok? D'accordo. Ciao, ci vediamo. Arrivederci. Diciamo a Giulia e Bobby che ce ne andiamo. Hai visto Ed e Maggie come sono tristi? Che avete fatto voi due? Come mai siete così seri stasera? Siamo stufe di sentire le domande stupide della gente. Stiamo ancora aspettando Joe. Se non lo sapete, le stupide siete voi. È in libertà vigilata per aver rapinato il ristorante di Masura e non può entrare nei locali dopo le 7 di sera. Vi saluto. E Joe perché non ce l'ha detto? Io non ne sapevo niente. Ciao, papi. Ehi, ragazzi, Julie. Noi ce ne andiamo, buon divertimento. Se venite a casa mia ci vediamo un film in cassetta. Bene, d'accordo. Per il prossimo ballo dovrebbero mettere un disco che ho richiesto io, poi veniamo. Sbrigatevi. Sì, ciao. Peccato che i tuoi genitori non ci siano, ma facendo la crociera nei Caraibi si divertiranno di più. Ti ho detto che stamattina hanno telefonato da Puerto Rico. Sembra che se la passino bene. Ti mandano in su. Oh no, dimenticavo la cosa più importante. Il messaggio. Andate a casa di Betty allora. Sì. Che dici, andiamo via subito? Come vuoi. Ma sì, andiamo. Se no che diciamo che andiamo a casa di Betty anche noi. Non c'è evitato. E allora? Meno male che non fa freddo. Larry! Larry! Sei ferito? Che ti è successo? Larry, rispondi! Qualcuno mi ha colpito alle spalle con un bastone e sono svenuto. Dov'è Betty? Betty stava vicino a me. Questa cos'è? Guarda. Abbiamo la ragazza. Avrete nostre notizie. Ma allora è stata rapita? Sì, evidentemente. Oh, speriamo che non si tratti di un maniaco come Richard Gere in Acque Sporche. Perché i rapitori non si fanno vivi? Non ce la faccio più a sopportare. Signor Nolan, non sarebbe opportuno che avvisasse anche i miei genitori? No, non rovinargli la vacanza. E poi spero di risolvere questa brutta situazione in brevissimo tempo. Pronto? Sono Nolan. Chi parla? Sta a sentire. Per il momento tua nipote sta bene, ma se vuoi rivederla viva dovrai pagare un riscatto di $200,000. Va bene, sono d'accordo. Ma come faccio ad avere la prova che mia nipote sta bene? E come faccio a sapere che siete voi i rapitori? Porta alla mano destra un anello con brillantini e un orologio digitale con un cinturino di plastica verde. Pronto, pronto! Hanno attaccato. La polizia. Grazie per essere venuti subito. Buongiorno, signor Nolan. Avete trovato qualche traccia? No, purtroppo non abbiamo ancora niente. Stiamo setacciando la zona nei pressi della discoteca, ma nessuno sembra aver notato nulla di sospetto. Ti fa ancora male la testa? No, adesso va bene, grazie. Ha ricevuto notizie dai rapitori? Sì, un uomo ha telefonato pochi minuti fa. Ha assicurato che mia nipote sta bene, ha descritto il suo anello e il suo orologio e ha detto che se voglio rivederla viva devo pagare un riscatto di $200,000. Solo 200,000? È molto strano. Sì, anch'io stavo pensando la stessa cosa. Se i rapitori fossero dei professionisti, avrebbero chiesto una somma molto maggiore, forse nell'ordine di milioni. Giusto? Quasi tutti sono al corrente che lei ha delle grosse disponibilità. Ah, sì, è vero. Con questa gente dovremo fare un passo alla volta e procedere con i piedi di piombo, signor Nolan. Temo che abbiamo a che fare con degli irresponsabili dilettanti. Probabilmente anche drogati. Oh. Leo, se questo è uno scherzo ti assicuro che non è divertente. Slegami subito!
Che ha detto la gallinella dalle uova d'oro? C'è cascata in pieno. Mi ha scambiato per il suo amico del club degli extralarghi. Visto? La mia idea ha funzionato. La ragazza accuserà il suo amico. Finora tutto bene. Sta filando liscio come l'olio. Ma però ne ha detto che paga. Ma per un po' la faremo cuocere nel suo brodo. Comunque, dovevamo chiedere $1,000,000. Cretino. Non solamente 200,000, no? Fatti furbo, Rick. Questo deve apparire un sequestro organizzato da un ragazzo imbecille che si accontenta di guadagnare soltanto pochi spiccioli. Oh, hai ragione. Per questo chiediamo poco. Finalmente lo hai capito. E poi è il nostro primo rapimento e ci deve servire da rodaggio. Oh no, Rick, ti prego, non farlo. No, no, Rick. 92, 93, 94, più svelto, Bull, 95, non così, 96, ma l'estensione completa, non barare, 98, 99 e 106 a 100, forza, continua e non mollare, 102, hai superato 100 ma non hai ancora finito, continua avanti, 104, coraggio Bull, stendi del tutto le braccia, 105, 106, ti ho detto di stendere le braccia completamente, forza, avanti, avanti, non rallentare. Non hai ancora finito! Non fermarti! Non fermarti, ti ho detto! Ancora! Ancora! Su, forza, fanne un'altra! Avanti, Bull! Fanne un'altra! Su, su! Tirati su! Avanti, non hai finito! Tirati su! Le braccia stese completamente, bravo, ecco così, stendi le braccia, bravissimo, 5! E adesso facciamo una passeggiata, sei pronto? Sì. Preparati con la corda. Io parto subito, sì. Tu cerca di starmi dietro, si parte, pronto? Sì, sì. Pronto? Avanti allora, comincia la passeggiata, forza, muoviti Bull, avanti Bull! Hai visto chi c'è? Avanti, 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 non cambiare ritmo, io mantengo quest'andatura ancora per un po'. Su le ginocchia e respira con il naso, ecco così. Pensa che scoop, un grande avvenimento. Eva, la rosa del Tennessee, e il toro nero dell'Alabama. Sai che coppia. Quelli sono un po' preoccupati. L'hanno rapita per chiedere un riscatto e credo che abbiano richiesto una grossa cifra. Ma purtroppo non so altro, il signor Nolan tiene la bocca chiusa. E la polizia che dice? Non ci capiscono niente, è un grosso casino. Io sono sempre stato contrario alla pena di morte, ma quei criminali dovrebbero finire sulla sedia elettrica. Sì, ma dopo averli tenuti un mese a digiuno. Anche di più, secondo me. Facciamo un anno. Avete visto il pachiderma? È lui che si batterà con lei. Oh no, ma quella è una montagna di muscoli. Già, Joe l'ha chiamato il toro dell'Alabama. E sapete perché? Perché ha mandato molta gente all'ospedale. Questo è l'uomo che manderà il vostro campione dritto al cimitero. Ehi, Bobby, mancano solo 8 giorni al funerale. Ricordalo al tuo amico. Questo essere estratto di radici di piante estremamente rare. Un vegetale che cresce su falde di vulcano Fujiyama. Ottimo disintossicante in caso di avvelenamento da funghi. Tu essere molto preoccupato per Betty, vero? È vero. Vorrei essere io al suo posto. Pronto? Larry Jones. Un momento, prego. È per te. Pronto? Qui è Larry Jones. Chi parla? Sta a sentire, coccobello. Se vuoi rivedere la tua ragazza tutta intera, convinci Paperone a non fare il furbo con la polizia. Noi non scherziamo. Un momento, fatemi parlare con Betty, per favore. Erano i rapitori? Sì. Vogliono che il signor Nolan interrompa i contatti con la polizia. E non hanno detto niente di Betty? Niente. Senti, Giambo Giacca, come sta suonando il piano. È molto forte. Accomodatevi, amici, prego.
Eleggono te. Speriamo. E adesso vi prego di accogliere con un applauso la prossima finalista del concorso per la reginetta del nostro club. Un concorso riservato solo alle nuove iscritte. La bellissima Mary Lee Logan. Quella pesa più di me. Il peso forte aggiunto. Il peso della nostra Mary Lee Logan è 99 kg e 800 grammi. Un applauso. Oh, che bella. Ieri ho perso più di 200 grammi a causa dell'emozione. E adesso la nostra ultima finalista, l'affascinante sexy Fatty Lou dell'Università della Florida! Coraggio, Fatty Lou, auguri! Oh! Raggiunge 100 kg e 6 grammi, Fatty Lou Rodinato! Fatty Lou, direi che c'è la posizione reginetta del nostro club! Signore e signori! Che t'avevo detto? Sono molto orgogliosa di questo titolo! La prego, signorina, qualche parola come nuova reginetta del club per la nostra emittente TV Boom. Un momento, parliamo di soldi. D'accordo, offriamo ben $30 per una dichiarazione là. Non ti emozionare, ricorda che ora sei una stella. Veramente io non so che cosa dire. Ah, può dire quello che vuole, ora lei è la reginetta. Sono molto contenta di aver vinto il titolo, perché questo conferma quello che ho sempre sentito nel profondo del mio cuore, e cioè che grasso è bello. La ringrazio, signorina. Congratulazioni e auguri anche da parte del pubblico della nostra emittente. Ragazzi, ora vuole aggiungere dell'altro? Dimenticavo di mettere al corrente la nostra reginetta di una cosa importante. Se vuole mantenere il titolo, deve osservare scrupolosamente una norma del regolamento. E quale? Per dare un esempio a tutti noi soci del club, la reginetta deve mantenere una certa dieta. Ogni sera, prima di andare a dormire, deve mangiare una grossa pizza capricciosa. D'accordo, ma senza acciughe, perché le acciughe mi fanno venire il singhiozzo. Ok, va bene. Ti concediamo di eliminare le acciughe, ma dovrai mettere una doppia razione di mozzarella. Ora siete pregate di passare da me a pagare la vostra rata mensile. Grazie, Marilyn. Grazie, Barbara. Grazie, Mary. Grazie, Susan. Grazie, Tom. Appena abbiamo letto sul giornale del rapimento, mio marito mi ha accompagnata al primo aereo per tornare qui. Alfred purtroppo è dovuto restare per servizio, ma verrà anche lui se sarà necessario. Grazie, Martha. È in momenti tristi come questi che si riconoscono i veri amici. Per me Betty è come se fosse una figlia, se potessi fare qualcosa per lei. No, Martha, la ringrazio molto, ma non può fare niente. Larry mi ha detto di aver ricevuto una comunicazione dai rapitori, è vero? Sì. E io mi sto attenendo esattamente a quello che gli hanno chiesto. Così ho pregato la polizia di non interferire nelle trattative del riscatto finché la nostra Betty non sarà tornata. Io sono sicura che Betty sta bene. Lo spero anch'io. I rapitori mi hanno assicurato di sì. Pronto? Pronto? Sono Nolan. Ci sono poliziotti in casa, Nolan? No, no, le assicuro che non ci sono. Parli liberamente. Tieni pronto il denaro. Ti daremo presto istruzioni per il pagamento. Ma perché non me le dà subito? Perché il tuo telefono può essere sotto controllo. Ascolta, Paperone, stasera andrai a mangiare fuori, al ristorante giapponese gestito dal tuo amico Masura. Andrai lì ogni sera finché non avrai nostre notizie, capito? Sì, ho capito, ma perché per non... Ok, va bene, basta. Adesso proviamo questa mossa di karate, si chiama Walla 1. Devi colpire così. Uno, due, schivata, poi piede destro. Boom, così, sì, ok? Ho capito. Forza, forza, fammi vedere, avanti, dai. Dai. Così, molto bene, avanti. Dai. Bene. Molto bene. E adesso sta a sentire una piccola variazione. Pugno, pugno, tre, quattro e poi prima del calcio ruota di più il corpo. Così, ok? Adesso riprova ruotando di più il corpo. Oh, oh, oh. Bene. Sei voluto entrare nella tana del leone. Devo rimandare l'incontro. Dici davvero? E per quale motivo? Non sono affari tuoi. Sei d'accordo? No. O domenica prossima o niente. E se non ti presenti, hai perso. Che ti succede, biondino? Se vuoi spostare l'incontro, deve esserci una ragione. Mi senti un po' nervoso? Se credi di mettermi paura, sbagli. Forse sei preoccupato per quella puttanella della tua ragazza. Sicuramente in questi giorni se la starà spupazzando qualcun altro. Certo, è un bel bocconcino. E me la farei anch'io. Tenetelo fermo. Bene, così, adesso gli servo l'aperitivo. Sta buono.
Ti faccio sputare sangue! Ti faccio sputare sangue! Ti faccio sputare Basta sangue! Così, se no lo ammazzi! Non devi finirlo adesso! Lo ucciderai nell'incontro! Ora fatti un riposino, eh! Avanti! Andiamo a farci una doccia e lasciamolo qui! Se non è qui sarà da Masur! Proveremo anche lì! Larry! Chi è stato a conciarti così? Il toro dell'Alabama, mentre gli altri mi tenevano fermo. Accidenti, agiscono sempre da vigliacchi. Sono in palestra. Sì, alla doccia. Lascia stare, non importa. È meglio uscire da qui. Ha trovato la forza di andarsene. Meglio così. Domenica potrei distruggerlo combattendo con un braccio solo. Secondo me quello ha capito e domenica non si presenta. Beh, allora hai vinto tu. Appena Paperone ci dà $200,000 ti liberiamo. Mangia, non mi piacciono le persone magre. Leo, non te la caverai, non essere stupido. Lascia stare i sequestri e continua a vendere il tuo pollo fritto. Avanti, Leo. Sii ragionevole. Ti darò tutto quello che vuoi. A Fettino piace il mio stereo, ti do anche quello. Allora, ci stai? Lo so. Guarda quanti fiori. Qui hanno cambiato tutto. Una nuova gestione. Io vado un attimo al bagno, ok? Non ci fare notte. Quel furgone l'ho già visto. Ma dove? Fuori dalla discoteca la sera della festa. Quando Betty è stata rapita. Scusi, ha visto per caso una ragazza bionda? No, solo un paio di topi. Sembra che sia stato ai batti. Procediamo con l'operazione secondo il piano stabilito. Contattate immediatamente Paperon de Paperoni. Ha detto Paperon de Paperoni? Ma è come viene chiamato il nonno di Betty? Sì, io sto venendo lì.
Arriverò tra pochi minuti. Se non fate stupidaggini, oggi mettiamo le mani sui $200,000. Ho perso il controllo dei nervi. Poi mi sono fatto incastrare. Purtroppo ho i riflessi intorpiditi. Ecco qual è il mio vero problema. In realtà tu, Inasia, permetti, questo è il vero problema. Ma dopo il mio massaggio tu sentirai molto meglio. Larry, è successo un fatto tremendo. Sta calmo, Bobby. Julie è stata rapita. Che cosa? Sì, ne sei sicuro? Sì, è scomparsa da più di un'ora. Ma non è possibile, perché dovrebbero rapirla? Come fai ad esserne sicuro? Non può essersi allontanata da sola. No, purtroppo è stata rapita, come Betty. Oh, ha rapito anche la mia Julie. Sì, ero già stato informato, Martha. Bobby mi ha chiamato subito dopo il fatto, ma lei deve rimanere calma, lasciarsi prendere dal panico. Non contribuisce a risolvere la situazione. Non chiamare la polizia. Sono sicuro che abbiamo a che fare con gli stessi rapitori che stanno tenendo in ostaggio Betty. Se chiederanno altri $200,000, d'accordo, andrà bene per me. Nancy, ci porti qualcosa da sgranocchiare? Hai sentito questo? Stanno parlando di Julia. Forse sarà andata in qualche posto per conto suo. Tra un po' si farà via. Ma sono ore che non dà notizie, vi rendete conto? È preoccupante. Bobby dice che è stata rapita. Se non Povera è stata rapita, dove potrebbe essere? Non credo sia stata rapita. I rapitori non sono così stupidi. Cosa potrebbero chiedere come riscatto a una famiglia che non ha i soldi per pagare la fitta? Hanno sempre la medaglia d'argento che è stata concessa al padre. Già! Ma certo, quella te la puoi appendere sul culo! Salve, che coincidenza! Stavamo giusto pensando a lei. Che ne direbbe la nostra reginetta di una breve intervista? A pagamento? Ma naturalmente! La puoi concedere. Segue sempre la dieta del club? Ma certo, ogni sera prima di andare a dormire mangio una pizza capricciosa. Non voglio perdere il titolo. Fantastico, una capricciosa, congratulazioni. Scusate, ma casco dal sonno. Fammi un favore, tesoro, voglio al Tony Beach a prendere una pizza capricciosa. Niente acciughe ed operazione di mozzarella. Sì, cara. Un momento, io ti devo $30, ma purtroppo questa sera non ho il mio segretario con me, quindi non ho spiccioli e mi dispiace. Ok, signor TV Boom, ma non pensare che me ne dimentichi, andiamo. Prende la pizza al Tony Beach, hai capito, Crunch? Signor Nolan, gradisce del sake? No, grazie, signor Masura, non in questo momento. Avete novità? Nessuna. Quelli che lavorano vicino alla stazione di servizio sì? Non sanno... Nolan, è lì? Chiamalo! Chi lo vuole? Siamo al buio. Chiamalo e basta! Signor Nolan, è per lei. Pronto? Nolan? Sì, sono Nolan. Ciao, Paperone, ce l'hai i soldi pronti? Naturalmente, sono pronto a pagare quando volete. Metti il denaro in una scatola di cartone del Tony Beach per le pizze a portar via. Hai capito bene? Sì, ho capito. Una scatola di cartone per le pizze. Domani sera alle 7 andrai al Tony Beach e dirai al cameriere di consegnare la scatola a chi ordinerà una pizza senza acciughe con un biglietto da $100. Tutto chiaro?
Perfettamente. Il denaro nella scatola di cartone andrà al cliente che verrà lì a ordinare la pizza senza acciughe e che vorrà pagare il conto con una banconota da $100. Non provare a fare scherzi, Paperone. Stia a sentire. In quella scatola metterò $400.000, ma dovrete rilasciare mia nipote Betty e Julie Jones, tutte due sane e salve. Dovete liberare l'una e l'altra, capito? Ci puoi contare. Siamo d'accordo? D'accordo, Paperone. Tu fa come hai detto. Lo farò. Aggiungi 200.000. Paperone deve essere diventato matto. Vuole darci altri $200.000 per una ragazza che non abbiamo. È incredibile, Crash. Quella puttanella sarà andata con chissà chi e chissà dove. Lui pensa che l'abbiamo rapita noi e questo ci fa comodo. Tanto meglio per noi. In questo modo riusciamo a vendere uno al prezzo di due, il contrario dei supermercati. Sei un genio. Senti, mi dispiace molto, ma non ti posso favorire. Ho bisogno di tutti gli uomini in questo momento. Ma mia moglie può partorire da un momento all'altro, tenente. Io non prendo un permesso da 5 anni. Ci siamo, tenente. Abbiamo registrato la conversazione tra Nolan e i rapitori. Ottimo lavoro, sergente. Abbiamo fatto appena in tempo a mettere sotto controllo il telefono di quel ristorante. Nolan? Sì, sono Nolan. Ciao, Paperone, hai i soldi pronti? Continua, mi ha chiuso la bocca dello stomaco. Sono pronto a pagare quando volete. Metti il denaro in una scatola di cartone del Tony Peach per le pizze a portar via. Hai capito bene? Sì, ho capito. Una scatola di cartone per le pizze. Sono pazzi se credono di riuscirci in questo modo. Sentiamo il seguito della telefonata. Domani sera alle 7 andrai al Tony Peach e dirai al cameriere di consegnare la scatola a chi ordinerà una pizza. Quello mi sembra Leo, ma che ci sta facendo qui? Bene, tira sulle braccia. Ora facciamo un po' di allenamento. Prova di resistenza ai colpi di piede. Tu ammortizza il colpo. Bene, ora metti. Adesso attacco con le mani. Prova con la... Bene, ora lascia. D'accordo, molto bene. Adesso attaccati, vai! Vai, 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 così, vai! È tuo sfidante? Sì. Molto bene, sei fortissimo, Domenica, quello lo distruggi, bravo, e adesso attaccami, forza! Ha visto? Lui niente male, ha stile rozzo, ma ha notevole potenza. Maestro, io non me la sento di battermi Domenica. E per quale motivo, onorevole amico? Il fatto è che non... Non ci sto con la testa. Mi riesce difficile concentrarmi. Prima il rapimento di Betty. Ora di mia sorella. Capisco. Non mi sembra il momento giusto per mettermi a giocare con quegli idioti. Io invece molto ottimista. Sono certo che questa storia concluderà felicemente molto presto, vedrai. Anche se avesse ragione, e questo non si può sapere, che cosa potrebbe cambiare? Sono aumentato di peso e fuori forma. Tu avrai ragione, amico mio. Ma non dimenticare che avversario conta su tua mancanza di concentrazione. Tu dovrai cercarla dentro te stesso con tutta tua energia mentale. E non dimenticare, inoltre, che tu sei ragazzo dal kimono d'oro. Questo è valore eterno dentro di te. Quel tuo avversario ha forza e muscoli di belva, ma tu hai mente illuminata di essere umano. Con colpo samurai canalizzi tua energia contro zona arteria intercostale suprema, chirurocollo, torace e encefalo posteriore. E come deve essere eseguito? Prima scuoti arterie in torace, poi primo colpo e secondo colpo. Il secondo colpo, tua nocca di dito medio, devi inviare tutta potenza di energia su unico punto. Non è facile. Colpo preparatorio, colpo decisivo. Facciamo prova su sacco. In secondo colpo devi concentrare tutta tua energia fisica e mentale su minuscola zona di corpo avversario. Indirizzarla su piccolo punto come questo.
No. No, Bell. Usa tua energia mentale. No. Non Bell. Hai colpito esattamente con nocca di dito medio. Colpisci così avversario, lui fuori combattimento. Vattene, Leo, ti ho detto di lasciarmi perdere, non ho fame. Mangia tu, ti vedo un po' dimagrito. Puoi sentirmi? Ho scoperto questo posto per combinazione, ma ora cercherò di tirarti fuori di qui. Oh mio Dio! Nick, è tutto a posto. È per stasera. E tuo fratello è rimasto in città. Tu da un'occhiata al carburatore, non voglio sorprese. Grazie, direttore. Mi è stato di grande aiuto. Mio dovere, signor Nolan. E la prego di farmi sapere se posso fare altro per lei. Le auguro che tutto si risolva per il meglio. La ringrazio. Ah. Ecco la scatola. L'ha portata adesso il suo autista. Benissimo. Grazie, Larry. Comprendo perfettamente la sua apprensione, Martha. Ma dobbiamo avere fiducia. Tra poche ore consegnerò a quei criminali quello che vogliono, seguendo esattamente le loro istruzioni. Per adesso dobbiamo solo aspettare, senza perdere le nostre speranze. Su, annusa, bello. È acqua di colonia. Non ti piace? Annusa. Bravo. Sta buono qui, eh? Betty, fatti forza! Sono tornata, coraggio! Devo trovare il modo di farti uscire. Ho avuto un piccolo inconveniente. Ma per ora l'ho risolto. Tenterò di forzare la serratura. Non posso fare rumore perché Leo è ancora di guardia. Andiamo, Barnaby. Thank you.
amici, le eccezionali qualità dell'olio di foca furono scoperte alla fine del 1800 durante una spedizione scientifica effettuata al Polo Nord. Degli esploratori riuscirono a sopravvivere per diverse settimane a bassissima temperatura, avendo questo prezioso olio come unica loro fonte di sostentamento. Non ma solo non è venuto solo. Sopravvivere, ma ingrassare. Ma no, per niente. A me sì, mi si chiudono gli occhi. Ma non è tanto. Su, andiamo a casa. Una bottiglietta di questo prezioso liquido viene venduta al prezzo speciale di $5. Che ci frega dell'olio di foca? Abbiamo altri sistemi per ingrassare. La pizza della sera. Già. Ma non è educato andarsene durante una conferenza? No, è neanche obbligatorio restarci. Ciao, Bill. Ciao. Ciao. Scusami, Fetty, ma non resistevo più a sentirla. Ecco la nostra reginetta. Come va, segretario? Va bene, grazie. Voi ci dovete ancora i $30 dell'ultima intervista. È il motivo per cui siamo venuti a trovarvi. Ecco i soldi. $100, ma non ho il resto. Nessun problema. Non deve comprare la pizza per la reginetta? Oh, certo. Potrà cambiare $100 al Tony Beach e darci 70 di resto domani. Domattina vorremmo organizzare un'altra intervista. Un giorno nella vita della nostra reginetta. O qualcosa del genere. Va bene, d'accordo. Ora vado al Tony Beach per la pizza. Ti accompagno a casa e poi compro la pizza con $100. Devo riconoscere che sei un genio. Visto Crutch liscio come l'olio. Ehi, non credevo che la mia acqua di colonia avesse tanto potere. Buono. Buono, eh? Betty, ascolta. Non riesco a aprire la porta. Vado a cercare aiuto. Telefono a Larry, così ti liberiamo subito, capito? Salve, una pizza con doppia mozzarella, ma senza acciughe. Intanto dagli il resto di $100. Le acciughe le fanno venire il singhiozzo. Le acciughe sono sempre a parte. Mi scusi, dov'è il proprietario? Di solito a quest'ora è qui. Non sto bene, all'influenza. Ah, buonasera. Tenente, l'indiziato è uscito in questo momento col denaro. Ha un furgoncino scoperto di colore grigio. E cammina, avanti! Targa IJA 470. Parte adesso dalla pizzeria e diretto verso il centro della città. Eccolo, tenente. Sta venendo verso di noi. Sì. Lo seguiremo fino al covo per liberare la ragazza e arrestarlo insieme ai suoi complici. Passo e chiudo. Non perdiamolo di vista. Si tratta di vita o di morte. Va bene, entra pure. Dov'è il telefono? Il telefono è lì, ma cerca di fare presto. Non vorrei prendere una multa per colpa tua. Il locale dovrebbe essere chiuso da 5 minuti. Avevo già spento la luce. E poi sono stanco. Non vedo l'ora di arrivare a casa. Pronto? Parla a casa del signor Nolan? Sì. Sono Julie Jones. Per caso mio fratello è lì? No, signorina, è uscito poco fa.
fa insieme a sua madre dopo il signor Nolan? Ma sa dove sono andati? No, purtroppo no. So soltanto che avevano un appuntamento importante. Tante grazie. Scusi, signore. Non ho trovato la persona che cercavo e dato che lei è così gentile, vorrei chiederle il permesso di fare un'altra telefonata. E va bene. Mamma, senti. Cerca di non agitarti. Appena ho notizie ti telefono. Mi raccomando, Larry. Ciao. Ecco la tua pizza, Fatty Lou. Fa presto, Leo, altrimenti non la mangio. Sto cascando dal sonno. Arrivo volando. Non ti muovere. Sta fermo lì o sparo. Molla quella scatola. La pizza. Oh no, vogliono rapire anche noi. Chiamo la polizia, resisti Leo, la chiamo subito. Maledizione, ma è veramente una pizza. Dove hai messo i soldi, ciccio? In tasca, $83.20. Fermi, ho chiamato la polizia, sta arrivando. Vi metto in cella pane e acqua tutti e due. No. Finché non confessate, no. Hai capito? Pane e acqua, no. Oh no. Pronto? Tutto alla perfezione, hanno appena arrestato segretario e reginetta. Vorrei vedere la faccia del segretario quando la ragazza che abbiamo in ostaggio lo accuserà davanti al tenente di polizia di averla rapita e sequestrata. Ora che Paperone ha dato il denaro, liberiamo la ragazza. Ehi, ehi, come facciamo a liberarla senza farci vedere? Semplice, tuo fratello manda lei con la solita tuta e la narcotizza e poi... la scarichiamo in un posto isolato come la bella addormentata. Ho capito. Ha preso i soldi, facciamo festa! Ehi, Grace, a comprare qualche birra così festeggiamo! Non capisco, ormai sono le 4 passate. I soldi del riscatto li hanno presi. Ma perché non si fanno vivi per consegnarci Betty? Forse dovremmo andare al ristorante. Larry, non perdere controllo, prego. Signor Nolan sta aspettando in casa e tua madre a casa vostra. Rapinatori già chiamato qui una volta. Io suggerisco aspettare qui. Quando Julie viene fuori da questa storia, le compro tutte le cassette con i film di Richard Gere. Pronto? Larry? Chi parla? Larry, sono Julie. È Julie. Julie, stai bene? Sì, sto benissimo. Oh, meno male, eravamo così preoccupati. Quando Bobby ci ha detto che eri stata rapita... Ma che si è inventato quel deficiente di Bobby? Io non sono stata rapita. Ma non sei stata presa anche tu dalle stesse persone che hanno rapito Betty? Neanche per sogno. Ascolta, Larry, so dove tengono Betty. Ho trovato il covo dei rapitori. Un momento, che hai detto? So dove tengono nascosta Betty. Le ho parlato e sta bene, ma aspetta che andiamo a liberarla. Arrivo subito, Julie. Adesso dove sei? Ti sto telefonando da un negozio dell'East Side. L'indirizzo è Palm Street numero 21. Ma rimane aperto per poco, capito? Sì, Palm Street 21. Non ti muovere da lì e non parlare con nessuno. Io e Bobby arriviamo da te il più presto possibile. Bobby è qui con me, vuoi dargli un messaggio? Sì, uno schiaffo. Ok, a presto. Sbrighiamoci, Julie ci aspetta. Che ti ha detto per me? Sì, di darti questo. Ehi, Larry, il tuo funerale è per domani. Cerca di non dimenticarlo. Meglio se non avessi passato la notte in bianco. Quando sarà finita, dormirai per una settimana. Tesoro, che aspetti ad abbracciarmi? Lasciate perdere adesso. Dobbiamo andare a liberare Betty. Vogliamo muoverci. È in quella direzione. Venite, vi racconterò tutto mentre camminiamo.
E quel cane? E tu? Dove l'hai trovato? Faceva la guardia alla prigione di Betty, ma adesso è diventato mio amico. Vieni. Pronto? No, signora Jones. Larry non qui in casa. Uscito con Bobby, andati a prendere Julie. Oh, dimenticavo, poco fa Julie ha telefonato qui e ha detto a Larry che non era stata rapita. Oh. Sì, pronto? Signora Jones, si sente male. Deve essere svenuta. Sarà bene che le porti qualcosa. Questi essere sali usati da Imperatore Hirohito fanno resuscitare anche i morti. Ecco il posto. Qui si può scavalcare. Di qua. Vedete quel furgone? Sono arrivata qua nascondendomi là dentro. E quella vecchia roulotte è dove tengono legata Betty. C'è qualcuno di guardia? Dentro no, ma è sempre sorvegliata. E sapete chi è a sorvegliarla? Chi? Leo, il nostro amico. È possibile, sei sicuro? Ha la tuta del suo club, ha il viso coperto da passamontagna, ma è sicuramente lui. Dobbiamo agire con molta precauzione. Probabilmente ha anche una pistola. Allora parla, brutto rotolo di lardo. Sono convinto che avevi anche una pistola. Dove l'hai gettata? L'hai data a uno di quei complici insieme alla scatola dei soldi, non è vero? Va bene, ricominciamo da capo, d'accordo? Dove? Il nascondiglio dove tenete Julie Jones e Betty Nolan prigionieri! Non lo so! Io sono da morire! Avrai tutto il tempo per dormire, dopo che ti avranno arrostito sulla sedia elettrica se non parli! Non voglio morire, ma non so niente, lo giuro! Ascolta. Figliolo, perché non vuoi dirci dove tengono nascosta mia nipote? A questo punto ti conviene confessare. Se parli ti prometto che chiederò al giudice di essere clemente. Signor Paperone e Paperoni, io non so niente. Non so dove è nascosta. Ah, davvero? E allora perché prima hai ordinato una pizza senza acciughe? Le acciughe mi fanno venire il singhiozzo! Zitta tu! Mi conviene fare tutti i nomi degli altri complici della banda. Se no vi metto in cella a pane e acqua per un mese! Pane e acqua no, la prego, sono allergico! Portali via! Sono due veri duri. Signor Nolan, ci vorrà del tempo. Avanti, sembra il momento giusto. Coraggio, Betty, siamo arrivati! Sbrigati, Larry! Presto! Ci riesco. Dai! Forza, Larry! Adesso dovrai farcela! Sbrigati! Tolgo la catena. Fa presto! Ho avuto tanta paura. Julie, grazie, ti sono grata, mi hai salvato la vita. Vado a dare un'occhiata fuori. D'accordo, ti senti bene? Ti hanno picchiato? No, sto bene, ho solo fatto lo sciopero della fame. Da oggi costringeremo quel ciccione di Leo a farlo. Leo mi ha schiaffeggiata. La pagherà, ma adesso cerchiamo di uscire da qui. Su, ragazzi, sbrighiamoci. Se ci scoprono siamo fregati. Via.
festeggiata è finita. Tornate dentro, dentro. Andiamo, 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 di forza. È inutile che fai il cretino, Leo. Non te la caverai tanto facilmente. Adesso tocca a noi. Non è Leo, non chi capisco. Sei? Avanti, parla. Mi chiamo Nick Cannon e io e mio fratello siamo i proprietari. E Leo che c'entra in tutta questa storia? Niente, quello è solo un povero scemo che abbiamo usato come copertura. Quindi non ha a che fare con il sequestro. No, lui non c'entra. E dov'è tuo fratello? Attento, arriva qualcuno. Avanti, muoviti. E vieni qui. Se dici una parola sei morto. Faccio tutto quello che vuoi, ma non spararmi. Bobby, chiama la polizia. Vado. Cercheremo di trattenerli qui. Guarda cosa ho portato. Ehi, Nick, vieni subito. Paperone Paperoni ci ha fatto un bellissimo regalo. Fermi tutti o gli sparo. E tu, Pachiderma, consegna la scatola col denaro alla mia ragazza, perché appartiene a suo nonno. Chi vi ha portato qui, eh? È stato lui. Oh, no, io non ho detto niente, te lo giuro, io non c'entro, non c'entro. No, se mi picchi mi fa male, così non ci sto, non ci Avete sto. Avete tempo di litigare quando sarete in galera. Non potete mandarmi in prigione con loro, io vi ho aiutato. Ah, quelli non mi importa. Bravo, Julie. Lo dobbiamo a lei. Complimenti, Larry. Grazie. Sai con chi hai avuto a che fare? No. I fratelli Cannon e il loro capo. Ma in Monaco, detto il pinguino. Il pinguino era già ricercato per rapimento e tentato omicidio. C'è un altro criminale collegato a questa banda. Si chiama Crutch, e lo prenderemo presto. Te l'assicuro. Congratulazioni, Larry. La gara, eh? Sei stata condannata. Ma sei ridotta a un disastro. Ti hanno fatto molto male. Oh no, anzi, siamo stati noi che abbiamo fatto male a quei rapitori. Sai che cosa si dice in giro, Bobby? Cosa? Sembra che Joe abbia deciso di mettersi in affari e di fare concorrenza a Leo. Vedrà pollo fritto? No, polpette del toro dell'Alabama. Gliele fornirà gratis Leo. Ehi, perché non cercate di parlare di cose serie? Come organizzare il funerale di Larry? O sapete già dove seppellire il ragazzo dal kimono d'oro? Leo, dove hai messo la tua bellissima tuta arancione degli extra large? Ti sei deciso a mandarla in tintoria per caso? No! 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 Abbiamo lasciato il piano. Infatti vi siete dimagriti. Come sta? Potete iscrivervi a quello degli anoressici. Pensi che ci prenderebbe? Per entrarci bisogna pesare meno di 40 kg, ma voi potrete usare una bilancia truccata. A quanto lo dà il toro dell'Alabama? 5 a 10, però di anni di prigione. I rapitori sono dell'Alabama. E secondo me quelli dell'Alabama dovrebbero finire tutti in galera. State ascoltando Radio Università. Al microfono Tom Dolci. Oggi trasmettiamo in diretta dalla palestra l'incontro di karate dove il nostro Larry Jones, il ragazzo dal kimono d'oro, sta per incontrare lo sfidante, il toro dell'Alabama. Come tutti sapete, il karate non è solo una prova di forza, ma anche una disciplina sportiva che richiede concentrazione e una perfetta coordinazione atletica. Non ci permettiamo di fare pronostici, diremo soltanto una cosa, vinca il migliore. Auguri. Grazie, Betty. Forza, Larry. Vincerai. Anni 5, toro! Io sono il più forte! Un applauso al sicuro vincitore, il toro! Vincerò! Vincerò! Lo distruggo! Lo distruggo! Faccio il toro! Maestro. Adesso non ricordo più niente di quello che mi ha insegnato, mi aiuti. Tu bisogno solo di concentrazione interiore per ottenere vittoria. Questo lo so anch'io, ma non ricordo più il colpo del samurai. Questo è facile ricordare. Uno, due,
con energia mentale. Sì, ho capito. Su, su, avanti. Toro! Distrutto! Viva il toro dell'Alabama! Non c'è nessuno, ha capito? Oggi hai finito di campare, sbruffone! Ti ammazzo, ti ammazzo! Dagli una lezione, Bull! Ammazzalo! Viva il toro! Dai, forza! Prendete posizione. Do inizio al combattimento. Toro, pronti? Subito giù! Allo fuori, non c'è più! Vieni avanti! Vieni avanti! 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 No, non l'ha nemmeno toccato, ci vuole altro per Bull! Forza! Fatti forza, su! Forza, avanti, forza. Coraggio! Avanti! Su, avanti! Attacca! Rivince, giuro che non vedrò più un film di Richard Gere per tutta la mia vita. Come sarebbe? Ho appena comprato le videocassette di tutti i suoi film. Coraggio, Larry, attaccalo! Forza! Forza! Veloce, Barnaby, e se la polizia vuole fermarci, aumenta la velocità. Sì, signore. Non mi fai paura. Attacca allora, eh? Su, fatti sotto e colpisci, io non soffro il solletico. Avanti, è già cominciato il conto alla rovescia per te, tra poco parti. Vuole toglierti la concentrazione. Il pubblico è letteralmente impazzito. Larry Jones sta annullando l'avversario. In questo momento ha messo a segno un colpo perfetto e Alabama Bull è finito al tappeto. Il toro dell'Alabama è in difficoltà. Il ragazzo dal kimono d'oro è scatenato. Fermo a pezzi! Dai! Guarda, non finisci, un'altra volta! Avanti! Ehi! Ehi, dove vorresti andare? Il combattimento non è ancora finito! Non rimanere sui colpi, muoviti subito! Sì! Avanti, attacca, avanti, attacca, attaccami l'altra volta, fa vedere quanto sei bravo, forza, forza! Ascolta, Bull, adesso gli faccio sputare sangue. Già, ma con questo regalo che ti ho preparato io. Coraggio. Vai, dai, attacca, dai, dai! Faccia sputare sangue! Sei fatto! Hai chiuso! Non sei nessuno! Non ti reggi in piedi e poi gli conto a me! Ha vinto! Viva il toro! Viva il toro! Viva il toro! Non darti per vinto! Ce la puoi fare! Avanti! Coraggio! Gli va ancora di giocare con me! Ti basta? Lei è un maleducato! Alzati se ce la fai! Ora sono io il campione! Che succede, Giulia? Ha perso! Non si sa, ma forse continua! Più forte, urlate! Ci vuoi riprovare? Fatti sotto! Larry!
Coraggio, Larry, fallo a pezzi, adesso è tuo, finiscilo! Attenzione, silenzio per favore! Dichiaro che lo sfidante ha perso questo combattimento e inoltre che viene squalificato per 3 anni perché nell'incontro si è illegalmente servito di un'arma impropria! Il decidere! Quello non voleva fare un incontro leale. Penso che sia amico di giocarsi, probabilmente non sarà altro che un volgare lago di macchine. Se non dici bene, quel pezzo di ferro. Il toro dell'Alabama è in arresto. Crutch, l'altro complice, ha dato piena confessione. Il negro è Ned Williams e fa parte di una banda di ladri d'auto che opera in questa città da anni. Ora da voi due voglio delle spiegazioni. Venite con me alla centrale, così potremo fare due chiacchiere. Su, lasciatemi! No. Avanti. Visto che avevo detto, lo sapevo che Alabama era un balordo. Già, e io sapevo che tu sei un genio. Bravo, Larry. Grazie. Bravissimo. A te. Larry, questo è per te, con i migliori ringraziamenti. Oh, grazie. Ma è bellissimo, fantastico. È fantastico, davvero. Ma è eccezionale. È un regalo per lei. Grazie, è un kimono stupendo, ma non posso accettare, costerà una fortuna. Possiamo dire semplicemente che il kimono costa molto meno di una pizza capricciosa con doppia mozzarella massiccia. E non vale neanche la minima parte del mio bene più prezioso. Ho pensato anche ad un piccolo regalo per te, Julie. Sono certo che lo gradirete, sia tu che il tuo ragazzo. Spero sia stata una buona idea. Due biglietti andate e ritorno di prima classe per Los Angeles. Grazie. Io ho ancora qualche buon amico negli studi cinematografici di Hollywood. Gli chiederò il favore di presentarti i tuoi attori preferiti. Forse anche Richard Gere. Potrete andare per le vacanze di Natale. Anzi, possiamo andarci tutti quanti. Sì, magari. Grazie, signor Nolan. Ora voglio vedere se mi chiamerete ancora Paperone Paperoni. È sorprendente come diventino grandi in fretta. Già, e la vita è molto buona con loro. Chissà se si rendono conto di quanto sono fortunati. Ma forse Betty dovrebbe rivedere il padre e la madre. Sai che ti dico? Forse ho trovato qualcuno che mi piace più di Richard Gere. Chi? Charlie Sheen? Ma no, tu! Un nonno dolcissimo. A volte soffre di solitudine. Deve avere grande nostalgia dei tempi passati. È probabile. Comunque anche questi non sono male. A proposito, chi è stato a dargli il nome di Paperone de Paperoni? Lo vuoi sapere davvero? Giorni fa ho trovato questa fotografia frugando in un cassetto. Guarda. Al mio caro amico Paperone de Paperoni con grande affetto e profonda amicizia, Vivian Lee. 1954, wow!